dalla Sardegna a Bologna a Sanremo. Giovanni Usai. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Allora, intanto questo trasferimento dalla Sardegna a Bologna, cosa ti sei portato dietro della tua terra? Mi sono portato l'energia, probabilmente, la malinconia. La Sardegna è un po' sapere di energie, ci sono le energie belle, alcune sono un pochettino più malinconiche, però insomma, l'essenza della mia energia musicale, credo che venga da là. Le cose più importanti naturalmente te le sei portate dietro. Un nuovo singolo, la differenza con gli altri, con le tue precedenti esperienze musicali di questo singolo? Ma io scrivo un po' a due velocità, scrivo delle canzoni un pochettino più introspettive, più calme, più nell'ascolto, più riflessive, e altre che sono un po' buttate giù di getto. Un giorno ho fatto un progetto musicale con Matteo Beccucci, no? Con cui, che mi disse: ma te quando scrivi devi scrivere sporco, devi scrivere quello che ti viene. Ci penso io, sono andato a casa e ho scritto questa canzone. Una canzone che si chiama Vernice Blu. Sì. Di cosa ci parli? Vernice Blu? Vernice Blu è la storia, è passione pura, cioè è fare l'amore per 3 minuti, che non è il massimo, ecco, però si fa l'amore per 3 minuti, o meglio lo si vorrebbe fare. Quindi c'è desiderio, si sta là a pensare a tutto quello che potrebbe succedere, quello che potrebbe... È una canzone dove la base è sicuramente la passione, ma quella passione che poi diventa qualcosa di più forte, qualcosa di più essenziale, è una mancanza. Infatti in questa canzone si pensa a qualcosa che si vorrebbe, ecco. Tra poco arriva, certo, tra poco arriva anche un album, cosa ci potremmo trovare dentro? Allora, l'album si chiamerà Celesti Tempeste, e Celesti Tempeste sarà per l'appunto le Celesti, Vernice Blu, Tempeste, tutte le canzoni che scrivo quando invece voglio più di scavarmi. Quell'energia, quella crudezza che ti aveva detto appunto quella Matteo di tirare fuori. Quel modo che noi abbiamo di scrivere canzoni per esorcizzare determinate emozioni che altrimenti un po' ti farebbero fuori, no? Tu le metti in una canzone e diventano molto più vivibili. E adesso ci ascoltiamo La Vernice Blu di Giovanni Usai. Grazie. Grazie. Tu pensi sempre ma non puoi, solamente i fatti tuoi. La mia pelle sotto il sole, quanta voglia che hai di te. Non sognarmi in un caffè, ho un quadro di JPEG. E vola una farfalla tra le mille bolle di vernice blu. Brucia come sole dentro me, mentre lecchi il mio gelato, la mia gatta si è bagnata. E scapperà da tara 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 la verità. Per cortesia, per carità, mi manchi tu. Tra le mie mille bolle, un bolle blu. Tu non puoi portarmi dove non si tocca giù, che facile toccarsi tra le mille bolle blu. Mentre lecchi il mio bignè, lecchi lui un po', lecchi me, come foglie cadono giù queste mille bolle di vernice blu. Mi manchi tu, questa notte sono sola e brucio come quelle mille bolle
Per parlare con il nostro prossimo ospite ci trasferiamo in provincia di Brescia. Alessandro Monteleone, ciao, benvenuto. Ciao, grazie. Allora, dicevo, questo è un paese in provincia di Brescia, sei arrivato a Sanremo per presentare questo singolo che so essere molto personale, sia perché è legato a una tua esperienza, sia perché è legata a una persona molto importante per te. Esatto, sì, il titolo del brano è Via 88A, parla appunto di una storia speciale per me, il rapporto tra me e mio nonno, e legato anche, come hai detto bene tu, diciamo a un passato che ho avuto io, un passato recente che ho avuto io, una malattia. Ho dovuto affrontare dei cicli di terapia e quello mi hanno dato forza e mi hanno fatto andare avanti più forte di prima. Ritornando al brano, è, come detto, un rapporto speciale tra me e mio nonno. Ho messo via 88A perché è la via con cui condividevo l'estate appunto con lui, e quindi non potevo mettere altro titolo se non quello. Allora, raccontaci com'è nata questa tua passione per la musica che ovviamente poi ti ha portato a questo singolo. Allora, diciamo che posso dire da sempre. I miei genitori mi raccontano sempre che prima ancora di parlare già canticchiavo qualcosa a casa, quindi devo dire da sempre. Poi col passare degli anni ho capito e notato che questo è quello che voglio fare nella vita, ed è cantare, perché è quello che mi libera e mi aiuta anche nei momenti di difficoltà, ma anche di felicità. Quindi ecco, col passare degli anni poi ho preso questa consapevolezza. 2024 arriveranno naturalmente altri brani, pensi a un album? Assolutamente sì, ci saranno tante novità sui social, sui miei social ci saranno tutte le novità, quindi stiamo tutti insieme e aspettiamo queste novità, ecco. Assolutamente sì, ma nel frattempo ci ascoltiamo Via 88A, dedicata al nonno di Alessandro Monteleone. Grazie mille, grazie a voi. Basterà una vita per dimenticarmi, dimenticarmi di te, ma basta un solo giorno per non ricordarsi, di ricordare anche se ogni volta che poi vedo il mare, in qualche modo mi riporta lì da te, ma alla fine ho scelto di volare, e tolto la divisa, e messo un paio d'aria se riconoscerai la strada di casa, ti mando un sogno che non hai e ti riporterà in via 88A, come le sere d'estate di qualche anno fa, tu che sognavi di stare in qualche barca in mezzo al mare, in mezzo al mare. In via 88A cerco ancora il tuo sguardo se passo di là, appoggio il naso sul vetro dei ricordi, ti ricordi, era un'estate fa. Non basterà una vita per ricominciare a raccontare di te, se fossi in un altro pianeta sarei un'astronave per viaggiare verso di te. Ogni volta che la pioggia cade, in qualche modo mi parla di te. Hai preferito il cielo al mare e messo un paio d'ali apposta per volare. In via 88A, come le sere d'estate di qualche anno fa, tu che sognavi di stare in qualche barca in mezzo al mare, in mezzo al mare. In via 88A cerco ancora il tuo sguardo se passo di là, appoggio il naso sul vetro dei ricordi e ti ricordi, era un'estate fa. E se non riconoscerai la strada di casa, ti mando un sogno che non hai, che ti riporterà, ti riporterà. In via 88A, come le sere d'estate di qualche anno fa, tu che sognavi di stare in qualche barca in mezzo al mare, in mezzo al mare. In via 88A, cerco ancora il tuo sguardo se passo di là, appoggio il naso sul vetro dei ricordi e ti ricordi, era un'estate fa. Thank you.
Torniamo a parlare allora con questi giovani di Sanremo che si affacciano o per la prima volta o comunque per le prime volte al mondo della musica, e proprio di giovani posso parlare sicuramente con Andrea. Ciao Andrea! Ciao, ciao a tutti! Benvenuta! Allora, Fulmini, primo singolo, dicevo appunto che tanti arrivano per la prima volta appunto nel mondo della musica, anche se chiaramente hai iniziato a cantare molto molto giovane, essendolo tu ancora tuttora, buon per te. E com'è che è nata la tua passione per la musica? Ma diciamo che in famiglia la musica è sempre stato un elemento molto presente. Quindi fin da quando ero piccola ho imparato, cioè sono stata abituata a essere circondata dalla musica, a fare musica. Io ho iniziato cantando nel coro della chiesa, per dire. Però poi ho notato subito che comunque avevo una passione molto forte dentro, e anche grazie a mio nonno che mi ha sempre spronato in questo. E più o meno verso l'età di 8 anni ho cominciato a studiare canto, fino ad adesso che è alla produzione di questo meraviglioso inedito. Infatti so che studi, quindi naturalmente bisogna sempre studiare, non si... però so che hai anche accantonato nel tempo pianoforte, danza, perché proprio la musica ti ha preso completamente. Esattamente, e in più siccome io ho 15 anni ovviamente vado anche a scuola, e coordinare musica, scuola, pianoforte, danza era veramente estenuante, soprattutto per una ragazzina di 11 anni, e quindi in quel momento mi sentivo di più il canto e ho deciso appunto di continuare con questo. Adesso ascoltiamo il singolo, so che c'è anche un video, quindi com'è il video e di cosa parla il singolo? Allora sì, c'è un video, il singolo parla di un amore, una cotta, è la storia di questa ragazza che è in una classica giornata a casa sua, gira dentro casa appunto scalza, e a un certo punto accende la radio, sente questa canzone e inizia a fantasticare sul ragazzo che gli piace, fa diverse comparazioni, sei come la mia festa preferita, la mia festa preferita, quindi diciamo che fa tutti questi viaggi con la mente, però ha anche i piedi molto per terra, perché lei capisce che comunque è una cosa che si fa molta fatica a realizzare, perché dice siamo un sogno, un imprevisto sprovvisto d'amore, quindi lei sa che non è fattibile quest'amore, quindi è anche molto consapevole, ecco. Molto bene, noi ce lo ascoltiamo subito naturalmente, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E questa è Fulmini. Giro scalza dentro casa e sembra che la luce si posi su di me. Parte un pezzo alla radio e sento un suono dentro che mi porta da te. Sei la mia serie preferita.
Nel nostro viaggio, questa penisola meravigliosa di musica, arriviamo sempre da Sanremo, però arriviamo a Roma con Tati P. Ciao, benvenuta. Ciao a tutti. Benvenuta. Allora, so che ci presenti un singolo dal titolo molto fresco, non è il tuo primo. No. Come sei arrivata fino a qua? Allora, io ho sempre avuto una passione per la musica, papà mi ha cresciuto con molti gruppi musicali come gli AC/DC, Deep Purple, quindi sono cresciuta diciamo con questi gruppi. Poi sono andata al coro di Voci Bianche della mia scuola elementare, quindi da lì ho iniziato a cantare. E all'età di 8 anni ho iniziato anche a fare lezioni di canto individuali in una scuola a Roma. Sono stata in questa scuola per diciamo 6 anni, poi mi sono spostata nella mia attuale accademia di canto con la mia coach Ioanna Pezzone. Mi ho fatto conoscere la manager Maria Totaro e abbiamo iniziato un percorso molto bello insieme anche alla mia etichetta MMLM Production Records e abbiamo inciso 2 singoli, il primo è Viper e il secondo è Muay Thai, quello che sto presentando. E con Muay Thai sono arrivata nei primi 50 finalisti di Area Sanremo, sono molto contenta di questo risultato e quindi niente, sono molto fiera del mio team e di questa canzone è molto importante, ha un significato molto importante per noi adolescenti, secondo me tutti i miei coetanei ci si possono rivedere in queste parole. E parla dell'ansia che noi ragazzi abbiamo in questa società che impone degli standard molto alti, quasi irraggiungibili, e come le persone in cui noi riponiamo molta fiducia ci possano pugnalare alle nostre spalle. Quindi sì, ha un significato molto, molto importante. Molto importante, sì. Tu sei cresciuta, lo dicevi prima, con rock and roll, quasi sì, metal, sì. Diciamo così. Esatto. Invece adesso su che sonorità sei passata? Adesso ascolto pop, urban, mi piace molto sperimentare con la musica, mi piace The Weeknd e Taylor Swift, Olivia Rodrigo, ma ultimamente anche sull'indie, psychology, queste diciamo anche latinoamericane. Ecco, però non dimentichiamo le origini, mi raccomando, che il rock, rock è molto importante. Senti, allora, lo ascoltiamo sicuramente questo singolo, poi naturalmente, visto che sei arrivata tra i primi 50 a Sanremo, sicuramente ci riproverai. Sì, e quindi sì, certo. Un giorno ti vedremo sul palco dell'Ariston. Speriamo. Diciamo, ok. Lo speriamo. Ci ascoltiamo Muay Thai, naturalmente lei, Tati P. Siamo promesse dentro i cessi della scuola, scritte sui muri che raccontano una storia, ma appena dopo la campanella suona e ritorniamo estranei tra i banchi di scuola. Vivo sempre in ansia come il primo giorno, la prima ora, il primo porno. C'è l'ansia che mi parla, che mi urla, mi dice che sei uno stronzo. Vivo come chi non perde mai, come in un incontro di Muay Thai, con il sangue che cola, come il vino ma viola. Ho un coltello nel petto, mi ricorda di respirare, ma nella schiena ne ho 100. Mi ricorda che esiste il male. Una gomma che si attacca sulla suola, che poco dopo cambi scarpe e lasci sola. Siamo il terrore di chi impugna una pistola, chissà che pensa, chissà se pensa ancora. Vivo sempre in aria come il Peter Pan, ho fame come il Ramadan. C'è l'ansia che mi parla, che mi urla, mi dice che non sei qua. Vivo come chi non perde mai, come in un incontro di Muay Thai, con il sangue che cola, come vino ma viola. Ho un coltello nel petto, mi ricorda di respirare, ma nella schiena ne ho 100. Mi ricorda che esiste il male, mi ricorda che esiste il male. Mi ricorda che esiste il male.
nostro viaggio incontrando tutti questi ragazzi che sono a Sanremo per presentare i loro singoli, arriviamo anche ad un ragazzo che però di album ne ha già fatti anche tanti, non solo singoli ma anche album, li ritrovo molto volentieri, Maurizio Pirovano. Ciao, bentornato. È un piacere essere qua e ti ringrazio anche del ragazzo. Una vecchia conoscenza solo per un discorso di anni, non certo di età, di anagrafica. Allora, come dicevo prima, sei al sesto album, credo che abbia già presentato, sì, mi pare, e fino ad arrivare a questo singolo che invece ci presenterai adesso. C'è stata un'evoluzione nella tua musica? Sicuramente ci sono sempre a quel punto le evoluzioni, ma è stata importante o hai sempre cercato di mantenere un determinato modo di fare e di scrivere? Ma diciamo che in 15 anni di carriera discografica, in 6 dischi, poi alla fine come cambi tu dentro e come vedi anche le cose diverse da essere umano, poi c'è anche un'evoluzione dal punto di vista musicale, anche perché credo che il Maurizio Pirovano d'inizio, dei primi dischi, era fondamentalmente un cantautore alla vecchia maniera. Cioè 15 anni fa si faceva musica in modo molto diverso e chi è del settore lo sa, si viveva in maniera diversa. Io ho cercato di sempre dire le mie cose alla mia maniera, ma essere un buon ascoltatore. Un buon ascoltatore sia per raccontare cose, perché io continuo a dire che un essere umano ha qualcosa da dire, ma fondamentalmente credo avrei finito al primo disco se avessi pensato soltanto a quello che c'avevo dentro io. E invece tipo Un istante, il nuovo singolo, parla proprio di una cosa che io ho sentito da un'altra persona, è una storia vera, ho la fortuna di fare un altro lavoro che comunque mi permette di comunicare e di ascoltare, e parla di una ragazza che si è accorta di non essere più di essere una donna, di non essere diventata esattamente quello che voleva, quello che succede un po' a tutti, fare i conti un po' con se stesso. Da un punto di vista musicale, io credo che l'ultimo disco ha subito un po' anche l'influenza di quel ritorno all'amore che avevo per gli anni 80-90, anche elettronici. Infatti sono entrate un po' le sequenze, cose che comunque secondo me rispecchiano un po' il mio modo di sentire la musica oggi, ecco. Molto bene, allora tra un istante, anzi subito direi, ci ascoltiamo questo tuo nuovo singolo che c'è anche un video, quindi andatelo a cercare naturalmente sui canali social di Maurizio Pirovano, che ringrazio di essere stato qui con noi e che adesso appunto canta Un istante. Io ringrazio tutti voi di One TV. Cos'è successo? Ti sei persa un istante nello specchio e non riesci a vedere più il riflesso di una vita che è andata dove tu non vuoi. Cos'è successo? Le parole di ieri son silenzio, non è il vino, il vestito e neanche il sesso a far male, soltanto tutto ciò che sei. Una fotografia ti ha già portato via, un'altra tua bugia si spegnerà nel tempo. Sempre le stesse, ed ogni notte cerco te. Stringimi più forte perché adesso fa più freddo, ora che la vita è diventata un disco rotto, spezza le catene
di questo mio tormento e dammi una risposta per quello che ora sento. Amici, allora il prossimo incontro, un incontro a tre, questo è un triangolo. Intanto Bea, Freaky Bea, benvenuta. Ciao, buon pomeriggio. E per chi lo può vedere, naturalmente c'è anche questo nostro amico. Chi è? Ma perché tu lo vedi? Ma io veramente sì. Voi lo vedete? No, allora, se lo vedete è successo praticamente una magia, perché lui è Orso Valerio, lui è il miglior amico immaginario di mia figlia Diana, nonché animale guida. E siccome io sto portando in promozione il mio nuovo singolo, che è questa canzone, ed è il singolo, l'ho scritto per mia figlia Diana, allora Diana ha detto: mamma, senti, dico a Orso Valerio se ti accompagna. Ma di solito non lo vede nessuno, quindi, ma io so che tu sei un collezionista e amante degli orsi. Li adoro, e quindi è stato, ecco, molto bello incontrare anche naturalmente Orso Valerio. E torniamo a Freaky Bea, questo tuo nome d'arte viene un po' da questo tuo essere, diciamo, particolare. Sì, un po' particolare la sono. In effetti, allora, questo in realtà è un nome che non mi sono data io, me lo diede tipo 20 anni fa il mio bassista. Stavamo facendo una session e io cantavo una canzone e alla fine di questa canzone mi disse: wow Bea, ma quanto sei freaky. E io ho detto: che senso? Ma sei mostruosa, l'ha cantata da paura. E poi da lì è rimasto Freaky, 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 e dopo è diventato Freaky Bea. Me lo porto dietro. Senti, vocal coach, performer, cantautrice, produttrice, tante anime, stessa personalità, oppure ti dividi e cerchi di fare in ognuno qualcosa? In realtà in me abitano tantissime persone, è un condominio, io dico sempre così. E poi è un casino metterle d'accordo tutte. In realtà adesso hanno trovato una quadra, perché dico: ognuna rispetto, che poi alla fine è quello che insomma ci vuole sempre in tutto, si rispettano queste personalità l'una con l'altra, e quindi adesso comincia ad andare un po' tutto più d'accordo, ecco. Bene, allora, in duetto con l'Orso Valerio, no, non so, c'è solo lei, Freaky Bea, che adesso ci canta questa canzone, nel senso che è proprio il titolo della canzone. Esatto. Questa canzone. E ovviamente la potete ascoltare qui, la potete ascoltare su tutti i miei canali social, i miei canali, la potete anche ascoltare e presto anche vedere sui miei canali YouTube, Freaky Bea e Freaky Bea Vevo, e poi vabbè, www.freakybea.com, lì trovate tutto per andare a scorgere la Freaky. Grazie. Grazie a voi. Anche a lui. Nasino all'insù, dipingi tutto con la tua fantasia. Colori vividi, hai messo un cielo dentro il mio cuore. Musica da ascoltare con la bicicletta, fai un giro più su questo mondo fatto di fango e bignè.
un istante i sogni dormono in un letto di favole e pannolini da cambiare, ancora musica da ascoltare, occhi che leggono l'anima sulla pelle, un profumo di fragola, bambolina dal cuore galattico, io mi perdo per te rimanendo ad ascoltare. Il nostro viaggio alla scoperta di questi giovani che arrivano qua in Riviera a Sanremo, ci presentano le loro canzoni, una canzone impossibile, no? Nel senso che è il titolo del tour. Sì. Intanto Sara, benvenuta. Ciao a tutti, buongiorno. Sara Naldi, allora, questo è impossibile. Sì. Ma è davvero impossibile, com'è nata questa canzone? Allora, in realtà è nata così, un po' così, stavo viaggiando per strada e mi sono venute in mente delle parole e quindi ho detto perché non metterle su, e quindi diciamo che parla di amore e tradimenti dove l'amore vince sempre, perciò ho deciso di buttare fuori questa canzone. Non è il tuo primo singolo? No, ne ho fatti altri, Rette Parallele uscito marzo e Summer Tango uscito luglio. C'è una differenza tra di loro oppure? Sì, quella Rette Parallele parla della distanza, mentre invece Summer Tango è una canzone estiva, diciamo un tormentone, sì, perché no? Stai prendendo naturalmente, vai avanti a studiare ovviamente, sì. Lezioni di canto però naturalmente. Quindi con il maestro Fabio Ivalazzara e il maestro Enzo Campagnoli. Ribadiamo l'importanza di studiare. Sì, che quella tantissimo. È fondamentale. Quindi mi raccomando, continuate a studiare come fa naturalmente anche lei. Pianoforte anche. Sì, però. Anche pianoforte, non sono allo stesso pari passo del canto, però sì, sto andando avanti, sto studiando. Quindi comunque trovi che sia utile avere anche sì, questo? Sì, un accompagnamento, un strumento, sì, sì. Col pianoforte. So che c'è una promessa che hai fatto, è vero, si può dire, oppure so che hai parlato di un sogno a qualcuno, hai un sogno particolare che ci vuoi magari? Sì, di diventare appunto una cantante e ritrovarmi sul palco di l'Ariston di Sanremo. Credo che tu condivida questo sogno con tante altre sì. Ragazze e ragazzi naturalmente, ma siamo qui per questo, appunto sì. Per farvi conoscere, per assaggiare un po' l'aria di Sanremo, cosa hai respirato fino adesso, com'è il clima secondo tanta te? Tanta felicità e tanta musica. Tantissimo. Questo è molto importante. Allora, Sara adesso ci canta Impossibile. Grazie. Eccomi qui, tra le ferite, le mani sporche d'inchiostro, avere sempre qualcosa da dire, ma tacere per non farsi male, promesse fragili, fragili come l'armatura che indosso. Tra l'acqua e calmeno non era un impegno, ma crollavamo in mezzo al mare mosso. Anche i tuoi occhi ora mentono, mentre il sole ci brucia la pelle. Avere sempre un buon motivo, no, non è importante. Cercavo tra le tue risposte, ne ho trovate tre. Una in cui mentivi giurando mio amore, la seconda è un'altra fiamma. Ci sarò comunque, vada, briciole sparse per una strada.
pianto di un cuore che mille pezzi si è infranto. C'è chi mette i puntini sulle i, c'è chi canta tre puntini invece. Ciao, benvenuto a Lasersight. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Direttamente da Roma, credo. Sì, sì, esatto. E cantautore, anche rapper. Sì. Sei arrivato appunto con tre puntini, hai sì. Però naturalmente altre esperienze, vedo che hai fatto anche tanti concorsi in passato. Cosa hai imparato? Cosa ti sei portato nel bagaglio da questi concorsi? Beh, sicuramente che la musica ha un potere eccezionale, cioè quello di unire le persone, perché in tutti i concorsi, le esperienze che ho fatto, comunque ho conosciuto gente che fa questo, io lo chiamo lavoro, perché in realtà è un lavoro quello che facciamo, anche se non è visto così, comunque con passione ci mette tutto se stesso e quindi è bello condividere questo con altre persone. Invece i tre puntini cosa sono? I tre puntini sono la sospensione che abbiamo noi quando viviamo, perché non sappiamo cosa ci può riservare il futuro e se il futuro ci metterà davanti delle prove belle o brutte. E a proposito di futuro, in questo 2024, quali altre sorprese musicali possiamo aspettarci da te? È in programma l'uscita di un EP che sarà anticipato da dei singoli, questo lo possiamo dire, è in fase di ultimazione, quindi non bisognerà aspettare tanto per il primo singolo. Molto bene, allora noi nel frattempo ci ascoltiamo tre puntini. Yes. Lasersight. Grazie. Somiglia alle galassie con quei pianeti negli occhi. Catturi i satelliti in orbita coi segreti che dipingono gli anni a lanciare colori sopra una tela. Che vuoi che mi aspetti? Un quadro di diamanti o di serpenti? Ci pensi? Gioventù bruciata ma brillante, reso opaca dagli specchi. Ai ai ai, se li rompi sette anni di guai. Il tempo che hai davanti lo insegui, ma cambia direzione, sembra scorrere all'indietro. Ci restano solo tre puntini in un milione di punti interrogativi. Ci restano solo tre puntini. Ma quante briciole di favore che condiscono quei sogni che marcivano nel frigo. Quante lacrime di inchiostro nero cancellano i segreti che dipingono gli anni a rimettere insieme i pezzi di un puzzle fatto di singhiozzi. Sospiri profondi per tutti gli specchi rotti. Ai ai ai, per ognuno sette le anni di guai. Il tempo che hai davanti lo insegui, ma cambia direzione, sembra scorrere all'indietro. Ci restano solo tre puntini in un milione di punti interrogativi. Ci restano solo tre puntini in un milione, in un milione, in un milione di briciole di favore che condiscono quei sogni che marcivano nel frigo. Quante lacrime di inchiostro nero cancellano i segreti che dipingono, dipingono gli anni in cui e te, due luci nella nebbia, io e te, un tuono nel silenzio, io e te, troppo distratti dai nostri piani. Che restano solo tre puntini in un milione di punti interrogativi. Ci restano solo tre puntini in un milione, in un milione, in un milione di briciole di favore che condiscono quei sogni che marcivano nel frigo. Quante lacrime di inchiostro nero cancellano i segreti che condiscono quei
quei sogni che marcivano nel frigo, quante lacrime di chiostro nero cancellano i segreti che dipingono, dipingono gli anni. Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di tutti questi ragazzi, perché non è che uno che ha una grande carriera non possa essere un ragazzo. Davide Buzzi, dico bene? Grazie, grazie di cuore, grazie per l'ospitalità. Senti, allora dicevo, tu hai più di una carriera, nel senso che comunque canti, ma so che anche scrivi, e dei bei romanzi anche, tra l'altro, non è che scrive così delle favolette o delle poesie, che comunque sono bellissime, ma per scrivere romanzi ci vuole anche tempo. Come coniugi queste due, diciamo, questi tuoi due aspetti artistici? Ma io, facendo praticamente l'artista al 100%, perché questo è il mio lavoro, è ovvio che la giornata viene separata in diversi turni di lavoro, diciamo così, quindi c'è il tempo per scrivere in cui ci sono le idee, che solitamente è la notte. La notte scrivo, tiro assieme le mie fantasie e realizzo questi romanzi. L'ultimo di cui, L'estate di Achille, è stato anche fra gli 80 selezionati per il premio Strega 2023, quindi una cosa che mi ha sicuramente molto così inorgoglito del mio lavoro. E invece di giorno mi occupo magari più che altro del lavoro, non dico più leggero, ma comunque un attimino più divertente, che è quello di scrivere le canzoni. Generalmente lavoro con chitarra, non sono un gran musicista, l'ho sempre detto, lo ammetto, ma sicuramente riesco a esprimere molto bene le idee con la parola scritta, quindi questo è un po' il mio pregio, ecco. E noi siamo qui per parlare di La Lupa, che tra l'altro è un singolo che è realizzato anche con un grande musicista. Sì, Franco Ambrosetti, che è uno dei 10 più grandi trombettisti jazz al mondo. Stiamo parlando veramente di una grande star, in questo momento tra l'altro negli Stati Uniti a registrare il suo nuovo disco. È un 80enne che non li dimostra, ed è, siamo alla seconda collaborazione, la prima volta nel 2021 in piena pandemia con AmericanFly.chat. Questa volta avevo questa idea di portare questa storia di questa bambina che viene trovata nel bosco da una lupa e viene allevata, che poi non è, voglio dire, una storia che invento io, pensiamo solo a Romolo e Remo, ma in tutte le culture del mondo ci sono queste storie che parlano di bambini allevati da animali selvaggi, lupi, tigre, più che. E niente, ho pensato di scrivere questa storia, che venne pubblicata nel 2012 negli Stati Uniti per Jimmy Lee Young, e adesso, dopo aver ricevuto anche diverso successo appunto negli Stati Uniti, dove è stata selezionata per i Grammy e gli Eisman Award nel 2013, ed essere stata stampata su diversi dischi, compilation, finalmente è tornata qui da noi con Franco Ambrosetti e i bambini del coro Bambini Mesocco. Siamo riusciti poi a realizzare questo progetto in italiano, quindi la canzone di per sé è partita da qui per andare negli Stati Uniti ed è tornata indietro, quindi, e questo veramente grazie tantissimo anche a Franco Ambrosetti e appunto a Ramona Plozzi, i bambini del coro Mesocco. È molto bello che ci siano più vite per la stessa canzone anche a distanza, sì, di anni, quindi questa è una cosa molto bella. Noi vediamo il videoclip. Sì, che tra l'altro è anche in testa alle classifiche video italiane, il pezzo sta andando forte, sono molto fiero di questa cosa, grazie. Allora ce lo guardiamo subito, questo è La Lupa con Davide Buzzi e appunto questa importante partecipazione. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie mille. On this night in the piney forest, a woman... Quella notte scendeva la neve, come un torrente di acqua mai stanca. Il sentiero era nascosto dai fiocchi di neve, fu così che Rosa perse la strada. Quella notte nel bosco di pini, una lupa cercava la preda, quando vide una macchia sopra la neve, con sul petto una bimba assopita. Così la lupa tornò nella tana, nella bocca quella cosa un po' strana, quel fagotto che aveva l'odore di cucciolo, che piangeva di freddo e di fame. Fu così che la bimba crebbe lupa fra i lupi, in una tana nascosta nel bosco di pini.
cresceva piano e aveva sempre tanta, troppa fame. E quel modo di ululare è un po' strano. Tre inverni erano già passati, il cacciatore cercava la preda, quando vide lontano fra i rovi e la neve una lupa tornare alla tana. Quello sparo nel bosco di pini fece cadere la neve dai rami, fu così che la bimba, figlia di una lupa, perdeva di nuovo sua madre. La trovarono vicino alla lupa che ululava chiamando sua madre, mostrando i denti ai cacciatori, ringhiando per farli scappare. Fu così che la bimba crebbe e lupa fra i lupi in una tana nascosta nel bosco di pini. Cresceva piano e aveva sempre tanta, troppa fame. E quel modo di ululare un po' strano. Notti d'inverno, lei sta davanti alla finestra, gli occhi gialli a cercare sua madre, con quel modo di ululare un po' strano. They say